Siamo qui con la docente di design Dolores Morelli che ci racconta come nasce questo progetto sull'alimentazione. Allora, il progetto nasce nel 2010 mettendo in relazione architettura, agricoltura e alimentazione. Nasce dal recupero di uno spazio abbandonato nell'abbazia di San Lorenzo ad Septimum, che è sede del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale della SUN, e poi l'abbiamo aperto alle scuole di ogni ordine e grado, in maniera tale che comunque i bambini possano, i ragazzi, gli studenti possano essere educati al tema della sana alimentazione, del sano comportamento, diciamo, di vita, a partire dai 3 anni fino, diciamo, ai 101 anni. Il progetto poi si articola in maniera differente, decliniamo in realtà il recupero degli spazi anche nelle scuole con un'azione che definiamo orti curti. I nostri studenti vanno nelle scuole e insieme ai bambini, agli alunni, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado recuperano i loro spazi aperti e ne fanno delle meravigliose aule laboratoriali all'aperto, quindi altri orti frutteti. In realtà con il Comune di Salerno stiamo partendo per un'azione congiunta che comunque in realtà accoglierà tutte le scuole salernitane di ogni ordine e grado sul tema. Il tema è Vivaio Salerno, un recupero degli spazi verdi delle scuole, un'azione che comunque mette in relazione università, scuole e aziende affinché questo progetto congiunto possa essere poi portato a Milano all'Expo 2015, dove il tema è energia per la vita, nutrire il pianeta. Ecco, qui infatti vediamo questi bellissimi lavori realizzati dai ragazzi e qui ci saranno anche dei laboratori. Certo, allora questa settimana, che comunque è dedicata a Salerno, si articolerà in 2 appuntamenti per così dire ufficiali. Oggi 24 marzo dedicato alle scuole, mentre il 28 marzo dedicato alle aziende. Mentre nei giorni, diciamo, della settimana, cioè il 25, il 26, il 27, ci saranno delle laboratori rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Laboratori che hanno come caratteristica quella di essere strutturati in 3 fasi. Storicamente la conoscenza del luogo, naturalmente un'azione ovviamente di studio della natura e creativamente. Creativamente la fase più importante, perché i bambini possano capire come attraverso lo studio della natura e degli alimenti si può dare, diciamo, inizio a una serie di processi creativi che comunque non sono soltanto educativi, ma possono anche dare prodotti che possono essere esportati e comunque anche venduti. Lo dico perché comunque, come si vede qui in mostra, c'è una serie di oggetti che sono stati già progettati insieme alle scuole e che comunque hanno hanno un grado di studio sia dal punto di vista del contenuto, grazie all'aiuto del Dipartimento, dei docenti del Dipartimento di Farmacia di Salerno, sia, diciamo, della parte del contenitore e della, ovviamente, azione, diciamo, di promulgazione del prodotto, fatto con ovviamente l'aiuto dei docenti del Dipartimento di Architettura e Disegno. Siamo qui con l'assessore alle attività produttive Franco Picarone per parlare appunto di questo progetto dedicato all'alimentazione e alla dieta mediterranea. Sì, è una collaborazione che viene da questa iniziativa che noi abbiamo raccolto prontamente, un progetto che ha avuto già delle fasi di sperimentazione in alcune zone della nostra regione. Credo che mettere insieme alimentazione e progettualità, insomma, viene una proposta che viene dalla facoltà di architettura dell'Università di Portici. Credo che sia importante mettere insieme appunto creatività, design e corretta alimentazione, ed è un percorso che dovrebbe coinvolgere, almeno il nostro intento è questo, tutte le componenti attive che possono lavorare in maniera proficua su questo progetto, i bambini delle scuole, gli studenti di ogni ordine e grado che si cimentano appunto su questo progetto e che realizzano veri e propri prototipi e prodotti con design ben precisi, anche con caratteristiche che si informano alla più corretta alimentazione, anche i principi ispiratori della dieta mediterranea,
e in concorso con le associazioni di categoria, con le imprese, cercare di come dire, insomma, informare di questa mentalità gli studenti e nello stesso tempo anche collegare alla produzione veri e propri manufatti alimentari che serviranno ancora di più prendere coscienza di un diverso modo di produrre e di mangiare. Ecco, quindi un percorso che accompagna i giovani di tutte le età, poiché è previsto oltre al percorso scolastico anche un master dedicato alle stesse tematiche. Appunto, cioè ogni ordine grado significa che siamo dalle scuole elementari all'università con il concorso dei nostri dirigenti scolastici del territorio, quelli che più hanno contatto con il comune. Ovviamente in questo c'è la collaborazione anche degli altri assessorati a ramo, dall'assessorato del vice sindaco alla pubblica istruzione, l'assessorato al turismo di Enzo Maraio e quello di Gerardo Calabrese. Diciamo che il prius dell'iniziativa è Eva Vossa, appunto il vice sindaco, che ha messo un po', ha coordinato un po' tutte quante queste collaborazioni. Vediamo che cosa ne viene fuori. Sicuramente un master può essere un altro prodotto, come dire, di questa iniziativa, se appunto raggiungerà gli scopi che noi siamo convinti che questo succederà. Bisogna però che soprattutto ci sia questo collegamento che sempre deve esserci in ogni iniziativa tra mondo della produzione, scuola e ricerca e università e scuola, appunto. Questo serve poi a dirigerci con obiettivi precisi nelle direzioni che servono per il corretto sviluppo del nostro territorio. Salve, siamo al complesso di Santa Sofia con la vice sindaco Eva Vossa. Professoressa, ci parli appunto di questo nuovo progetto suddiviso in Aliment Azione. Sì, è un progetto strutturato davvero interessante che è partito già in effetti qualche anno fa proprio con l'Università Federico II. Adesso è diventato progetto Vivaio Salerno, è un progetto che intende essere permanente, quindi creare una piattaforma su cui lavorare, cercando di interessare e fare rete praticamente tra la scuola, le istituzioni, le associazioni, le aziende che in qualche modo possono dare un contributo per parlare di alimentazione, ali, come è stato ben detto prima anche dalla dottoressa Morelli, tutto quello che attiene alla ricerca, al ricordo, alla storia del nostro territorio e al recupero di quello che è appunto la cultura di un territorio che di alimentazione, voglio dire, ne ha veramente da dire tanto se soltanto parliamo di dieta mediterranea, a cui si riferisce proprio questo progetto, ed è finalizzato poi al recupero anche urbanistico, quindi al recupero degli orti e quindi poi all'azione, quindi ali come creatività, mente, quindi come cercare di attivare tutte quelle strategie quindi finalizzate a corretti stili di vita e quindi alla corretta alimentazione. Ecco, quindi i ragazzi delle scuole hanno già preparato tutti questi bellissimi lavori, ma continueranno con dei laboratori didattici? Sì, da domani inizieranno proprio questi laboratori didattici rivolti ai bambini fin dalla scuola dell'infanzia, ma questo è un progetto molto articolato. Fine maggio praticamente ci sarà anche l'esito di un concorso che viene attivato anche per recuperare i lavori già fatti dalle scuole, perché davvero è una grande ricchezza il lavoro che viene fatto nelle scuole, che non va assolutamente perduto. E poi ci sarà chiaramente il lavoro vero e proprio, inizierà diciamo a settembre prossimo, perché è finalizzato alla partecipazione all'Expo 2015, soprattutto è teso a come dire, a portare avanti quelle che sono le finalità di questo Expo, che è chiaramente Vivaio Italia, e noi siamo Vivaio Salerno.